Buongiorno, subito i bambini. Ciao a tutti. Benvenuti in questo nuovo video. Devo fare stretching adesso. Fammi vedere come si fa stretching per la schiena. Guarda, di niente, ti giù in ginocchio. Sì, voglio fare così. Intanto ringrazi il Signore per averti fatto venire mal di schiena. Lode a Dio! Ragazzi, oggi siamo qui con tutta la Monza Pizza Gang e siamo a Bike Park Tognola. Di preciso siamo a San Martino di Castrozza, ragazzi, nel Trentino. Ci hanno invitato qui per provare questo Bike Park Tognola. Siamo di preciso a San Martino di Castrozza, nel Trentino. Sì. Beh, hai azzeccato anche la regione. Okay. Okay, questa è l'Alpe Tognola, il bike park, il San Martino Bike Arena. Il buon Ivo l'ha già provato il park, in realtà è un bastardo, non ce l'ha detto, è venuto in segreto qualche settimana fa. Vai dietro. Sponsati che rovini il paesaggio. Bastardo. Vi devo dire, ragazzi, sono inchiodato di brutto con la schiena. Già una settimana che non giro in bici. E ieri, solo a mettere il portabici, mi ha fatto un colpo della strega. Ho detto, cazzo, sono vecchio come l'Alboreto. Paesaggio epico. Landing appena reshapeato. Attenzione, big big wall ride. Ah, c'è anche la retina di ferro, bene, così anche quando piove non si hanno problemi qua. Comunque è incredibile come, ragazzi, in Italia in realtà è pieno di park. Cioè io Tognola non lo conoscevo, cioè, mi hanno invitato a girare, ho detto, ma come? C'è anche questo park. Altro wall ride. Questo è vero wall ride. Nostro Ivo. Attenzione, saltare le rocce. Entriamo in wall, ancora. Oh Ivo, vedi questo qua, adesso. Senti, prova. Adesso prova a farlo sulla mia schiena. Big hip. E qui bisogna fidarsi delle linee di livello. Ci fa mancare qualcosa, siamo morti. Attenzione, Ivo fa delle linee anche belle, cacchio. Allora, adesso facciamo la variante di H3 e dopo a questo bivio passiamo a Tognola di H2, che è peso, drop, passerelle, sì? Roba figa. Dai, Luchino! Fuori dal box la bici, non l'ho toccata, non l'ho lavata, non ho fatto niente. È meglio dell'anno scorso. Perché gli ammortizzatori, ragazzi, si sono lasciati un po' andare. Esatto. Si sono mollati, adesso è perfetto. Oh, un po' lunghino. Bravo, fallo te per me. Aspetta che mi metto dietro così sembra che sono su io. Sai perché sono contentissimo? Perché sto riuscendo a fare una discesa. Era una settimana che non giravo in bici. Bello. Gratis. Lo compro. Ragazzi, sapete perché siamo in coda? Perché nessuno di noi ha il tubeless, nessuno di noi vuole bucare, quindi si gira comunque a tre bar anche. Questo qua è questo, bro, è quello della dinamite per fare le gallerie. Vai. Ivo, ti sei messo ad andare improvvisamente. E così preso. Ma che cazzo stai facendo, Ivo? Stai impazzendo, ragazzo, ragazzi. Che cazzo sei entrato? La World Cup nel cu. Via, guardalo come va. Oh, cioè, senti, oh, oh. Gesto tecnico del ragazzo. Puttana, che figo. Fatemelo vedere. Dai, gesto, dai. Vai su e lo rifai. Non puoi fare i gradoni. E no, perché non ho il giardino. Vai su per i gradoni, molli freni e lo fai. No, devi imparare a farle ste robe. Guarda. Oh la madonna. Vai Cessa, molla sti freni. Vai. Dai, bravo, vai. Oh. Le scuse. Ma vaffanculo che l'ho fatto. Le scuse. Abbiamo un problema con la Monza Pizza Gang, ragazzi. Tutti gli gnomi, quelli piccoli, sono aggressivi. Sono dei malmostosi. Sono tranquillissimi. Cosa? Mo, piegati a prendere la bici che ti si blocca la schiena. No. C'è andare, vai avanti. Arrivo, bambino! Sono qui! Sono di fianco! Sono di fianco! Sono di fianco! Occhio ai gradoni! Oh!
No, dove cazzo sei? Non ti vedo. Adesso. Infatti sto zitto. Ehi. Mori, mori, mo così tutta la vita, scemo. Com'è? Com'è la visuale? Ah, così? Giù nelle ortiche. Ce la fai? Ce la fai, Eddie? Eh? Oh shit, Ivo! Adesso io e Ivo, ragazzi, vi faremo vedere come fare un drop quando non avete velocità, perché dice: oh cazzo, ho sbagliato! Devo partire da qua. Vai! Il trial drop. Big no put! Bello così, però. Bello, bello. Raga, ma quale bike park vi offre un paesaggio così alle spalle? Tu dove cazzo hai messo le barrette? Ecco ragazzi, allora, mi raccomando, non fate l'errore che faceste, che le mette in tasca. Vedi. Cioè no, nel senso, in tasca dovete metterle in tasca. Però lui se le mette super il culo. Andiamo fuori. Oh no, me l'ho incrodata. Oh dai, dammelo un po'. Veloce. Ragazzi, la giornata di riding è finita con questa lotta col doccia schiuma d'Ivo. Oggi abbiamo girato, ci siamo divertiti un sacco qua al parco. Abbiamo fatto i cretini con la doccia schiuma e sto dicendo: cazzo, ci ha messo proprio lontani dagli impianti. No, domani inciampi nel bike park. Arrivi qua. Oh cazzo. Ragazzi, inciamperemo nel bike park se qualcuno adesso ci apre la porta, perché le chiedo. Ah, non ce l'hai veramente? Non ce l'ho veramente. No. Ieri vi ho detto che quando ci saremmo svegliati saremmo proprio inciampati nel park. Colazioncina, ci protezioniamo, andiamo su a fare qualche giro. Stanotte ha diluviato, quindi il terreno si è un po' inumidito e magari oggi possiamo cartellare un po' con cesta. Stupido bambino, eh? Ah, stupido adulto. Adesso io ti presso, Dai! E non fai il piagnone come ieri, urra! I gradini! Prego, vada, signore Cestari. Signor Cesta, parte. E qua ha una buona velocità, ragazzo. Oh, shit! Ma dove cazzo vai? Sei vivo? Adesso non mi puoi morire così. La gamba, toglimi la gamba. Toglimi la gamba. Ci sei? Ho mancato il coso. Sei vivo? Ma io non sapevo che eri così bravo a generare il contenuto. Hai mancato la passerellina. Se stavi rigido lo passavi anche via, eh. Ho detto subito: cazzo, ma come molla? Va forte qua. Via dritto in curva. Che ho robillone. Un attimo che mi devo un attimo. Sì, sì, riprenditi. Shampoo. Diglielo, guarda, sa, diglielo. L'ho fatto per il contenuto, diglielo, Cesta. Tranquilli, l'ho fatto per il contenuto. Va bene? Ripartiamo. Wow, wow. Oggi terreno top, ragazzi, perché ha piovuto un po' e quindi ha bagnato, non c'è giù la polvere. Io non so niente di questa pioggia di cui lui parla. Non hai l'andatura sbagliata, eh. L'unica cosa che devi imparare a fare sono le ginocchia, a provare a slargarle un po' in fuori. Perché la bici ti deve muovere in mezzo alle gambe, non devi tenerla tanto con le ginocchia. Ma dove vado? Mi chiamavano Shampoo. Non so se sapete il nome antico, egizio. Oh, perdi un pedale prima del kick. L'ho seduto. Ricordati, ginocchia larghe nello scassato, eh. Guardalo qua, ma li fai allora i wall ride, eh? No, voglio!
Attenzione, entra veramente a cannone nelle rocce il cesta. Ah, vediamone il tecnico vero il cestino come molla. Bravo! Comunque ragazzi, qua è già un vero DH, questo punto qui. Cioè non è piatto, è già abbastanza ripido. Oh, un livello tale che anche uno che comunque tipo cesta non ha quasi mai girato in park riesce ad andare. Invece uno che già gira forte in DH può veramente allenarsi e girare incazzato. Guarda che io provo a sorpassarti su ste curve, Devi chiuderle le traiettorie perché sono dentro. Attenzione. Oh shit, la rischia tutta. Però io mi ributto dentro. Oh, la tiene, la tiene. Io mi ributto dentro dall'altra parte. Sono dentro. Attenzione. Entro anche di qua e va. L'ho buttato. Non hai chiuso le porte. Ti ho messo la pressione che andavo di lì poi. E sì, io babà. Proviamo a mollare un po' sti freni. Adesso che un po' l'abbiamo quasi imparata. Certo, chi è partito veramente a canna, la velocità ce l'ha. Wow, rischia già tutto. Mamma, girato in un fazzoletto. La folla che è impazzita. È veloce. Passa veloce, miglia all'ora, tripla. 30, 31, 32. Mi sa che ce l'ha proprio. Incredibile. Raga, quando arriva il brutto tempo, la Monza Pizza Gang se ne va. Ringraziamo veramente San Martino di Castrozza per averci ospitato a provare il park e soprattutto averci dato un alloggio di fianco alla funivia, cosa che non mi era mai capitata. In descrizione ragazzi vi lascio il link per vedere tutte le info utili per venire a girare. Io non so se vi siete accorti in sto video, ma stavo girando con dei guanti inediti ragazzi. Non ve li faccio vedere troppo, proprio perché quando state guardando questo video noi saremo già a Whistler e in quel momento staremo facendo il video per la presentazione dei nuovi guanti, che è anche il video del Joyride. Occhio che non abbiamo fatto solo questi.